Quest'anno più degli altri anni i cittadini hanno chiesto sostegno per un aiuto proprio a causa di questa crisi generale, un aiuto per aiutare i nostri amici animali. La crisi purtroppo colpisce anche i nostri amici a quattro zampe, così l'ENPA oggi chiede la riduzione dell'IVA su cibo e spese veterinarie. Una mobilitazione in 150 piazze italiane in occasione della 20ª giornata Animali ENPA. Anche ad Arezzo l'appello al nuovo governo è quello della riduzione dell'IVA al 10%. In questo momento, diciamo, faticoso per tutte le famiglie, noto purtroppo per i cari bolletta e caro vita, stiamo cercando di promuovere questa raccolta firme da sottoporre al nuovo governo per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie. Si tratta di una storica battaglia dell'ENPA che oggi però diventa una vera e propria emergenza. Giorno dopo giorno aumenta il numero di persone che si rivolgono all'associazione per sostenere i costi di interventi veterinari ma anche per il cibo dei propri animali. È stato valutato che per tenere in benessere un cane, ad esempio, una famiglia spenda all'incirca circa 120 euro al mese. Con questo rincaro diventa sempre più complesso. In crescita poi anche le cessioni, sempre per motivi economici. In virtù di una normativa regionale, le persone, diciamo, in difficoltà possono richiedere la cessione al canile comunale. Talvolta, sempre più spesso, si presentano a noi casi sociali di persone che proprio non riescono più a avere la gestione, ecco, dal punto di vista economico della propria vita e quindi non riescono a aiutare i propri animali. Tra i primi firmatari anche l'assessore alla tutela dei diritti degli animali del comune di Arezzo. Faccio questo appello al nuovo governo, che abbia più sensibilità, che dimostri maggior sensibilità, maggiore attenzione verso i nostri amici animali.